almeno tre circostanze. Facciamo un applauso ai nostri leoni. Bravi, rossoverdi, che hanno visto insufficienze. Peccato solo per l'infortunio nel finale di Meccariello, che ha impedito a Carbone di attuare la terza sostituzione, perché la Gumina si stava intensificando il riscaldamento a bordo campo e quindi era in procinto di sostituire Surraco, che ha terminato la partita stremato ma lottando come un leone dopo un primo tempo con la Gumina addosso. Direi buona anche la lettura tattica da parte di Mister Carbone, le prime due sostituzioni giuste, la terza obbligata per l'infortunio sovracitato di Meccariello, e speriamo che non si tratti di nulla di grave. C'è da dire che forse la sostituzione di Avenatti, per quanto possa essere condivisibile, eseguita e tuttora all'ottavo minuto, appare un po' prematura. Magari questa stessa sostituzione 20 minuti più tardi avrebbe avuto un altro significato, ma non credo che questo abbia influito in alcun modo sull'esito di una gara, che la Denaro ha ben giocato. Voglio anche sottolineare